Per inserire una nuova proposta sulla rivista Digitalia, è possibile cliccare sul pulsante Fai una proposta. La pagina mostrerà alcune informazioni utili agli autori, che li invitano a consultare le linee guida e che elencano i punti da tenere in considerazione nel momento in cui si invia una proposta di contributo per la pubblicazione alla rivista. A questo punto sarà possibile effettuare il login o, se non si è ancora registrati, effettuare la registrazione. Utilizziamo adesso l'account che abbiamo configurato nel video precedente. A questo punto ci ritroveremo sulla dashboard Autore e sarà possibile cliccare sul pulsante Nuova proposta. A questo punto non dovremo far altro che configurare tutte le informazioni relative al nostro contributo, quindi in quale lingua stiamo inserendo la proposta, in quale delle sezioni della rivista desideriamo proporre il nostro contributo e poi dovremo spuntare tutte quante le caselle che troviamo al di sotto. Questa operazione indicherà alla redazione che sono state accettate tutte quante le condizioni richieste agli autori dalla rivista. In questo campo a testo libero è possibile inserire ulteriori commenti a vantaggio degli editor, cioè della redazione, e poi è possibile spuntare questa casella se si desidera essere contattati riguardo alla proposta inserita. Questa casella è ovviamente obbligatoria perché in assenza di questo permesso non sarà possibile proseguire il dialogo con la redazione. Infine, bisogna accettare il trattamento dei dati personali e le condizioni di copyright rispettate da Digitalia. A questo punto è possibile cliccare su Salva e Continua e caricare il file della proposta. Cliccando su Add File, si aprirà il nostro file manager e sarà possibile caricare il proprio contributo. Vi invitiamo sempre a prendere visione delle linee guida per il caricamento degli abstract e dei contributi, in quanto è necessario che essi siano redatti secondo le norme della rivista e soprattutto in formato editabile, in questo caso un docx. Prima di passare alla fase successiva cliccando su Salva e Continua, è necessario selezionare il tipo di file che si è caricato. In questo caso si tratterebbe dell'articolo che io desidero proporre, perciò selezionerò Articolo. A questo punto, qualificato il contributo caricato, cioè il file, si può fare clic su Salva e Continua. È il momento di inserire tutti i metadati relativi all'articolo o al contributo che si sta proponendo. Come vedete, una volta compilati i campi, noteremo alcune particolarità di questa form. La prima è l'iconcina della terra, che rimarrà sempre di colore rosso qualora non siano stati compilati il campo italiano e anche quello inglese. Per articoli redatti in italiano, sarà necessario copiare e incollare lo stesso testo all'interno della sezione in inglese. Come vedete, l'iconcina diventerà verde. Stessa cosa per il sottotitolo. Infine, l'abstract dovrà essere invece tradotto proprio per politica di Digitalia, per cui anche articoli scritti in italiano dovranno recare un abstract bilingue, italiano e inglese. A questo punto si può fare di nuovo clic su Salva e Continua. Anche le keywords naturalmente devono essere in italiano e in inglese. Se abbiamo ancora dei dubbi sui metadati inseriti, sul titolo, su qualche cosa che ci è sfuggito, possiamo sempre tornare indietro e rivedere le varie tab. In caso contrario, possiamo finalizzare la proposta. Come vedete, sono presenti tre link all'interno di questa tab. Uno vi consente di controllare direttamente la proposta, un altro vi dà modo di crearne una nuova, oppure di tornare alla bacheca. Come vedete, questo è il riassunto dello stato di lavorazione della proposta inserita. La revisione non è iniziata,
neanche il copy editing e neanche la produzione. Ma ogni volta che la redazione interverrà sul contributo, mandandolo in revisione, ricevendo le revisioni che poi gli autori controlleranno e via dicendo, verrete avvisati con un'email che recherà al suo interno un link per raggiungere direttamente la dashboard di controllo dell'autore e della proposta. Qualsiasi quindi ulteriore passaggio all'interno della piattaforma di Digitalia che riguardasse il contributo inviato verrà notificata via email a colui che l'ha proposto. Questa è l'email generata dal sistema che informa l'autore del completamento della submission, cioè del procedimento di proposta di un contributo, e questo è il link che vi consente di raggiungere direttamente la dashboard e quindi di verificare lo stato di lavorazione del contributo. Vi invitiamo a controllare sempre all'interno delle varie tab, per esempio di Gmail, come di altri provider di posta elettronica, che non siano posta in arrivo, perché per esempio in questo caso la notifica del periodico è arrivata sulla tab promozioni. Quindi è possibile che il vostro sistema, il vostro provider di posta elettronica, classifichi come spam in alcuni casi oppure come promozione un'email di sistema di Digitalia.